penso, dirò una cosa che purtroppo contribuirà ancora una volta a farmi suonare antipatico ai miei colleghi e ai miei vicini di cinema in Italia, ma non solo. Ma se c'è una cosa che io disprezzo con tutte le mie forze, è il tentativo, sempre riuscito anche quello, di fare cinema pseudopolitico, ma come dire, lavorando sulla reticenza dei fatti e invece cercando di guardare a una, con moderazione alle verità di tutti. Io credo che questo sia un modo per prendere posizione molto profondo e per generare una sorta di consenso alle cose come stanno, lì dove io ritengo sia più giusto, se uno affronta un argomento come quello di Inconscio Italiano. Parlare anche, diciamo, dei fatti. E se noi siamo disincantati rispetto ai fatti, non possiamo non rilevare quello che nella didascalia iniziale che tu citi di Inconscio Italiano viene scritto in maniera fattuale, non so, è così. Cioè, nel 1935 Mussolini invade l'Etiopia, dichiara una guerra unilateralmente, nel 1941 l'imperatore Serassie, le cui responsabilità rispetto alla gestione della nazione etiope andrebbero indagate e andranno indagate, e penso che siano state anche indagate da alcuni grandi cineasti come Haile Gerima, ma che non è necessario che vengano indagate qui per, come dire, diluire il senso di quello che stiamo facendo in questo caso. Poi, con la fine della guerra e con l'instaurazione della Repubblica nel 48 viene dichiarato incostituzionale il partito fascista, viene creato un partito del Movimento Sociale Italiano che ha cambiato nome e apparentemente, diciamo, vocazione, ma invece sedendo al governo ormai da 17 anni perpetua in maniera inequivocabile gli stessi valori che l'MSI si era incaricato di tenere vivi del passato partito fascista. Perché non mi vengano a dire che, per esempio, coloro che siedono ai ministeri della difesa, la città di Roma come sindaco e altri, ma non solo le singole persone che alla fine, come dire, sic transeat gloria mundi, ma lo spirito che queste persone esprimono, no? Quindi credo che non fare i nomi sia un atto stupido, soprattutto, e farli sia un atto normale. L'idea del film era di lavorare su una forma che desse, tornasse alla memoria, i saggi, politici degli anni 60, i libri proprio, sai quei libri Adorno, no? Quelle immagini super, con quella grafica super stilizzata, con l'uso dell'immagine fotografica in bianco e nero virata, eccetera, eccetera. E in più era importante cercare. È molto da mal di testa per me cercare di spiegare cosa, ma il mio punto era, io volevo dare l'idea anche del pensiero, non era un'intervista per me, volevo che ci fosse anche la possibilità per l'occhio di indagare il luogo in cui si trovavano le persone e anche il modo in cui stavano pensando nel momento in cui stavano pronunciando quelle parole. So che sono astruso, sono pretenzioso e sembra il film di Klotz, però in effetti questa è stata la nostra tensione. C'è un film meraviglioso di Pedro Costa che è un documentario che lui ha fatto su Straub e Daniel Huillet, li ha ripresi nella loro sala di montaggio. Quello è stato un punto di partenza molto forte per noi, di indagine su come rappresentare questo film. Naturalmente tutto Godard. Penso che questa sia la parte più forte, la cosa che mi ha più spinto a voler fare questo film. Cercare di capire quali sono i motivi retrospettivamente con i quali tu decidi di fare un lavoro, specialmente un lavoro come Inconscio Italiano, che è un film fatto in totale controllo da parte mia, creativo e produttivo e quindi libertà. Dicevo, riguardare retrospettivamente i motivi è una forzatura sempre. Alla fine le cose migliori sono quelle che vengono in maniera naturale. Certamente, se devo fare una microanalisi personale, penso che la mia vita in Etiopia, perché io ho vissuto 7 anni in Etiopia tra il 71 e il 76 e mezzo circa, abbia molto a che vedere.
Ma d'altro lato, forse ancora di più ha a che vedere il fatto che io abbia realizzato sempre di più nell'arco della mia vita, diciamo, e nella maturità, se c'è, con la quale sono cresciuto, e la realizzazione è che esiste un piano molto specifico di lavaggio della memoria, di cancellazione della memoria, il concetto di memoria e anche di un tentativo molto, molto, non è anche un tentativo, un piano riuscitissimo di sospendere la complessità del discorso pubblico e del discorso intellettuale. Inconscio italiano è un film che ha una sua autentica essenza nell'atto del pensiero e dell'espressione di questo pensiero attraverso le parole di questi sei intellettuali. Siccome io amo ascoltare le persone che mi spiazzano e mi affascinano con i loro pensieri, mi sono ritrovato a essere un avido lettore di saggi e molto poco di romanzi, per esempio. Diciamo che Inconscio italiano è anche il lusso di una persona che vuole ascoltare delle persone che lo possono illuminare, come queste che abbiamo intervistato, che oltre a essere delle persone sono anche dei grandi intellettuali. Beh, nel film tu vedi che nella seconda parte, nella nostra, come posso chiamare, cavalcata dentro gli archivi dell'Istituto Luce, riconsiderati e ricuciti, ci sono delle immagini che abbiamo preso, per esempio, da alcuni documentari della spedizione Franchetti degli anni 20, che erano proprio delle immagini di esotismo puro: il serpente, il coccodrillo, gli uccelli, le mule, due zebre che si toccano culo culo e fanno una sorta di immagine di Rorschach in natura. Perché forse, in primo luogo, la mia esperienza personale dell'Africa va vista da quel punto di vista, nel senso che io ero bambino, neonato, bambino, e quindi cosa vedi dell'Africa? Vedi la tartaruga, vedi il serpente, vedi il coccodrillo. Questo per dire che naturalmente, senza voler essere autobiografico, certamente aver guardato, specialmente in quei materiali, a una traccia di un vissuto psichico personale che mi ritornava, è stato fatto, diciamo, una cosa che abbiamo fatto, ma non perché era mio, perché poi in realtà credo che questa sorta di immagini del bestiario africano unite alle immagini della guerra portavano un senso in più che era interessante. Beh, la lettura è una lettura che è mia in maniera, diciamo, non specificamente per il film. Sì, no, beh. E che quindi le mie letture, le mie passioni mi hanno poi portato a confrontarmi con Giuppi Daura, che è questo straordinario furetto che nel film vedete ogni tanto, che domanda e parla con gli intellettuali, che è un mio collaboratore, è una persona che io stimo profondamente, e in una sorta di ping pong con lui, che ha una grande preparazione dal punto di vista, per esempio, dell'analisi e dell'analisi lacaniana. Ci siamo rimpallati a vicenda in quali potevano essere le strategie, le direttive. Sicuramente immediatamente posto sul tavolo il nome di Angelo Del Boca, subito. Ed era imprescindibile, ero terrorizzato che Angelo Del Boca non ci desse l'intervista, che poi più che intervista il colloquio. È stato molto lungo, è stato Giuppi che ha creato tutte le liaison. Lui ha fatto quella cosa che mi dicevi tu, cioè lui ha letto dei testi specificamente per il film. Abbiamo una biblioteca di questi testi, una parte li ho letti io, una parte li avevo già letti, di altri abbiamo dei riassunti che ha fatto lui. Pochi, ma 50 libri ce li abbiamo, su questa cosa che sono stati fatti specificamente per il film. In più io ho una amicizia con la grande Ida Dominianni, che è, per chi non lo sapesse, una grande giornalista politica e filosofa del pensiero femminista. E con Ida abbiamo, insieme a Giuppi, abbiamo molto parlato di cercare di trovare una chiave di volta che fosse ficcante sul nostro inconscio collettivo presente. Presente non c'è un tempo per l'inconscio, diciamo, sul nostro inconscio collettivo.
Per esempio, lei ha trovato il titolo del film, Inconscio Italiano. Quando lei ha trovato il titolo del film, tutto è stato più semplice, trovare anche le chiavi per continuare a farlo. Diciamo che c'è stato però un anno di lavoro dietro il film. Oltre a lavorare al montaggio specifico con Ferdinando Citofino Marino, il vostro amato regista di Diarchia, guarda in macchina, che ha lavorato in maniera, secondo me, brillante a creare le sinassi all'interno del materiale di repertorio, per esempio. Quello è stato un lavoro di 6 mesi abbondanti di montaggio per mezz'ora di risultato finale. Tutte arrivano dall'Istituto Luce, al 90% sono dell'Istituto Luce, e poi c'è anche del materiale russo e inglese. Beh, devo dire che lì ho avuto a che fare con Luciano Sovena, che è un galantuomo, il quale aveva visto Io sono l'amore a Berlino, il mio film precedente, ed era innamorato di quel film e si era ricordato che qualche anno prima io gli avevo proposto un film sull'architettura fascista in Etiopia, che poi non si fece più. E lui mi disse: vuoi tornare a guardare questo materiale? Se ti va. Io sì, mi ha invitato, sono andato e l'ho visto. Se tu mi chiedi se io ho pianificato esattamente il modo in cui andavo a cercare di capire le cose che volevo, la risposta è sì, ma in parte. Poi per me è molto importante che ci sia anche la natura inconsapevole e, come posso dire, intuitiva del mio attitudine che mi porta poi a capire in che direzione andare. Ti posso dire che ho visto ore e ore e ore e ore di questi materiali in VHS, tra l'altro, che Luce ce li ha in VHS, e lì prendevo i timecode, i pezzettini che mi servivano, poi loro ce li hanno passati in formato di maggiore qualità, infine poi abbiamo dovuto rifare il conforming dopo, che è stato un lavoro altrettanto faticoso. Riguardo all'intellettuale di destra, no. Non ci ho proprio pensato. Ho parlato con un bravissimo critico israeliano che mi ha detto: il tuo film manca di un punto di vista della destra. Però non era esattamente quello che noi volevamo fare. Rispetto invece all'intellettuale etiope, il grande Haile Gerima ne sta facendo uno adesso, che spero che siano due film che un giorno proietteranno uno accanto all'altro, facendo parlare dell'esperienza coloniale degli intellettuali etiopi. Io odio sai quei film, le commedie americane romantiche che mettono sempre un personaggio di frocio nel film, no? C'è sempre un frocio, o una lesbica, dipende dal regista se maschio o femmina, quella roba lì, che è la quota. Io ritengo che sia delirio puro. Allora, o sono tipo, o la casistica è imprevedibile e ce ne sono 10, oppure devi andare verso una dimensione di rigore dal punto di vista di quello che tu stai facendo. Allora cosa fai? Prendi i nostri sei intellettuali e poi metti l'etiope? O ne metti due? Quanti ne metti? Un uomo, una donna, un anziano, uno giovane? Cos'è? Su cosa si basa? La cosa di cui sono contento di Inconscio Italiano è che c'è una compattezza e un rigore molto profondo nella forma mentis di questi intellettuali, che ognuno passa il testimone all'altro secondo una coerenza interna che però è aperta anche a posizioni che possono essere diverse, no? Cioè, tra Burgio e Domignani c'è una differenza sostanziale molto rilevante dal punto di vista della formazione, per esempio. Però Burgio e Domignani possono passarsi il testimone in maniera organica, pur nelle loro diversità. Guarda, io non ho il potere, e la memoria storica, la cultura per guardare ai decenni scorsi e anche a quelli precedenti alla mia nascita e a quelli in cui io ero piccolo. Per cui bisognerebbe invece fare un grande studio dell'Italia del dopoguerra. Di fatto, credo che gravi responsabilità siano quelle di coloro che hanno voluto dire che tutto è uguale, o accettare, diciamo, un linguaggio che vede assimilabili e confrontabili cose che non potrebbero essere né assimilate né confrontate, come per esempio le esperienze della Resistenza e di Salò, ricordiamoci le parole di Luciano Violante con i valorosi
caduti di Salò, o tantomeno, che ne so, i giornali quotidiani, diciamo a tiratura nazionale, che attaccano il presidente del Consiglio Berlusconi, salvo poi dare ampissimo spazio all'azienda che più di ogni altra diffonde in maniera straordinaria, direi, è riuscitissima ancora una volta il modus pensandi che è dietro questo Presidente del Consiglio, che è Mediaset, celebrando i produttori di Mediaset, i divi di Mediaset, quella roba lì, insomma. Cioè, quante volte abbiamo sentito dire che Maria De Filippi però è brava, no? Ora, io non ho niente contro la signora De Filippi, che tra l'altro ho conosciuto perché sono andato in trasmissione, lo dico, così non ci sono misteri, a presentare Melissa P 5-6 anni fa, quando l'avevo fatto da amici di Maria De Filippi. Primo perché secondo me è importante conoscere da vicino le cose di cui poi uno prende distanza. E secondo perché all'epoca pensavo che era giusto fare quello che mi chiedeva il mio distributore, che era la Sony. Però, cioè, la signora De Filippi, per esempio, porta in maniera molto chiara avanti un'ideologia che è quella nella quale il film Videocracy ci esprime chiaramente, no? Penso che alla fine bisogna sempre porre in luce non tanto il baratro, quanto la possibilità di spiccare il volo oltre il baratro. Purtroppo la lezione del pessimismo è una lezione facile, anche molto che contagia. Io voglio vedere cosa succede sotto, non cosa succede quando cadi, capito? Che uno dei motivi per cui non è stata ancora compresa bene né la protesta londinese né tantomeno quella che loro chiamano la primavera araba. Beh, il grande filosofo Žižek sostiene che una delle cose da fare adesso è fermarsi a pensare, che non è mai una cattiva idea. È una domanda molto complessa. Posso dirti che uno dei film che noi abbiamo premiato, che è Policeman. Penso che questo film israeliano, che cui abbiamo dato il premio speciale della giuria, sia un film che sia riuscito a centrare in maniera perfetta una delle caratteristiche del cannibalismo di una società, della inanità di uno scontro interno che è inane, appunto, è senza movimento, tranne degli scarti che poi nel film si vedono, che sono magnifici. Quindi io credo che quello è un modo per raccontarlo, per esempio. Io posso dire come non si dovrebbe raccontare. No, non si dovrebbe raccontare nel modo in cui vengono utilizzati questi temi per instant films. Io trovo che il cinema di impegno civile sia un disastro, una tragedia proprio. Perché il cinema è cinema, intanto. Guarda, parlando con il professor Del Boca e con la Dominianni, abbiamo pensato che potremmo cercare di fare vedere il film alle università, nelle scuole, come film antididascalico, diciamo, antididattico. Pensi ai ragazzini, no? Che vedono questo film. E boh, non lo so, vediamo. Adesso finisce il festival, poi vediamo se qualcuno si fa avanti per una distribuzione. Guarda, sto producendo un film che si chiama I padroni di casa di Gabriellini, Edoardo Gabriellini, sopra opera seconda, con Valerio Mastandrea, Elio Germano, Valeria Bruni Tedeschi e il ritorno sulle scene cinematografiche di Gianni Morandi. Stanno girando, ho cominciato la settimana questa settimana, oggi finiscono la prima settimana. Sto producendo Suspiria Remake, diretto da David Gordon Green, che dovrebbe andare in ripresa prestissimo. Sto producendo un film con Pippo Del Bono, il suo primo film di finzione. Sto producendo Sto cercando di produrre, ma non ci riusciamo, un film che si chiama Trafficking, che parla della tratta delle schiave per la prostituzione. Film difficilissimo da chiudere. Di chi? Il regista purtroppo ancora non ce l'abbiamo.
sto sviluppando il primo lungometraggio di finzione di Ferdinando Cito Filomarino, che si chiama L'avventuriero, da una novella di Snitzler. E parlo con molti cineasti che amo, come Franco Maresco, Claudio Noce e altri con cui mi piacerebbe lavorare. Per quanto riguarda il mio lavoro personale, sto preparando. No, ho cominciato le riprese di un documentario che si chiama Bertolucci on Bertolucci, su Bernardo Bertolucci. Ah no, e poi il 13 dicembre debutto nell'Opera Lirica a Verona con il Falstaff, diretto dal maestro Daniele Rustioni. Il problema è che non abbiamo i soldi, tutto questo senza soldi, però mi ha riassicurato molto Paolo Branco, che mi ha spiegato che lui non ha mai fatto un film senza avere i soldi. Cioè, al contrario, non ha mai fatto un film avendo i soldi. Ieri ci raccontava che ha giocato al casino, costringeva la troupe, prima costringeva la troupe di un film, credo di De Oliveira, che era Valle Abrau, capolavoro assoluto, a giocare a col... li pagava e poi li costringeva a giocare a poker. Siccome lui è un genio del poker, vinceva e poi li pagava la settimana dopo con i loro stessi soldi. E poi ha fatto, per chiudere un film che si girava a Madeira, ha chiesto a tutta la troupe di prestito soldi perché lui potesse andare al casino di Madeira a puntare. Ha puntato, ha vinto, ha restituito i soldi e ha pagato la settimana di alberghi che doveva pagare. E la settimana dopo, di nuovo nella cacca, l'ha rifatto di nuovo e ha rivinto. Genio.